Benvenuti MTIers, dopo l'accordo sulla distribuzione tra Sony e Netflix è arrivato anche quello Sony Disney. Proprio quest'ultimo ha creato un po' di confusione, quindi vediamo di scoprirlo nel dettaglio. Partiamo! Inizialmente pensavo fosse una notizia tutto sommato marginale, ma dopo una segnalazione nei commenti dell'ultimo video riguardante Amazon Prime Video da parte di Crash, che ringrazio, ho indagato meglio e ho visto che la stampa specializzata italiana, su 4 articoli che ho scorso, ha riportato la notizia incompleta o non propriamente corretta in ben 3 casi. Vi lascio in descrizione 2 articoli in inglese che potete consultare, ma se ne volete altri, la ricerca con Google nella lingua anglosassone vi fornirà tantissimi risultati più esplicativi. Questo mi riporta a ringraziare nuovamente non solo Crash nello specifico di questo video, ma anche tutti voi che seguite questo canale e commentate. I vostri like e la vostra iscrizione sono già tanta roba, ma i vostri commenti sono sempre preziosi per un ulteriore punto di vista esterno al mio giudizio. Grazie e continuate così. Adesso però entro proprio nel vivo della notizia, o meglio delle 2 notizie che si intrecciano fra loro. Quella principale è che da gennaio 2022 fino al 2026 tutte le nuove uscite cinematografiche della Sony arriveranno anche nello streaming di Disney Plus. Saranno comprese anche pubblicazioni precedenti, ma sulle quali nel dettaglio ancora non è chiaro. Però i film su Spider-Man e Hulk, oltre che i DreamWorks di Hotel Transilvania, è già stato chiarito ci saranno. A questo punto sarà riunito tutto il pacchetto Marvel Studios sotto la protezione della Disney, unica eccezione il film di Hulk di Edward Norton, che è ancora della Universal. Sicuramente una bella notizia per noi amanti delle visioni in streaming e dei supereroi Marvel, però l'arrivo non sarà istantaneo e in contemporanea, anzi si andrà proprio ad intrecciare con l'accordo tra Sony e Netflix, che prevede un'esclusiva di 1 anno per Netflix sulle nuove uscite nello stesso periodo 2022-2026, con uno spostamento dalla piattaforma Starz dei prodotti Sony Entertainment. Probabilmente ora non vi sarà molto chiaro cosa succederà, quindi è meglio procedere con un esempio pratico sfruttando Spider-Man No Way Home, la cui data di uscita in sala è ancora segnata per il 17 dicembre 2021. Partiamo proprio da questa data: all'incirca dopo 3-4 mesi uscirà il Blu-ray, dopo circa 9 mesi arriverà quindi su Netflix, che avrà un'esclusiva per 12 mesi, e solo successivamente arriverà anche su Disney Plus e altri servizi con cui Sony ha accordi di distribuzione. Come potete vedere, tra l'uscita cinematografica e quella su Disney Plus passeranno circa 21 mesi. I tempi potrebbero ridursi se Sony rilascerà prima Netflix il film, ma anche allungarsi nel caso di rilasci successivi. In conclusione, non stiamo parlando proprio di una notizia che cambierà così radicalmente la fruizione dei film Sony da parte di noi amanti dello streaming, ma sicuramente è una prima notizia interessante in controtendenza al problema della frammentazione dell'offerta, visto il continuo aumentare di servizi propri di streaming. Voi ricordatevi di mettere il mi piace, di iscrivervi e di attivare la campanellina, di commentare e condividere questo video. Noi ci vediamo alla recensione su Godzilla contro Kong, che sarà sicuramente il prossimo video. Ciao!